L'idea moderna di conoscenza da Galileo ad oggi si fonda sul protagonismo del soggetto che svolge un ruolo attivo nel processo di indagine della realtà, di acquisizione e di rielaborazione dei dati per giungere alla spiegazione dei fenomeni. L'idea medievale di conoscenza si basa invece sul ruolo passivo del soggetto che la riceve da un'autorità, da una fonte autorevole la cui validità è assoluta e non può essere messa in discussione. Così, nel sonetto «Tanto gentile e tanto onesta pare», Dante non descrive la propria visione di Beatrice, bensì il modo con cui la donna si rende visibile a lui. Il poeta non può far altro che riceverla come una sorta di miracolo. Di qui la presenza insistente nel testo del verbo «parere». Qual è la conseguenza di questo modo di intendere la conoscenza? La modalità passiva del processo di conoscenza per cui il soggetto riceve un contenuto da una fonte autorevole implica la sfiducia nella possibilità della scienza di descrivere i fenomeni così come si vedono per ricostruirne il significato. La scienza del tempo di Dante cerca di ricavare dal contesto di ogni fenomeno della vita il significato ultimo, ossia una giustificazione divina e universale che trascende, vale a dire che va al di là, del dato sperimentale, del fenomeno in sé. Fino a Galileo nessuno osò mettere in discussione la visione cosmologica basata sul geocentrismo perché, secondo un'interpretazione letterale delle Sacre Scritture, essa rispecchiava l'ordine di Dio, creatore dell'universo. Tale sfiducia nelle potenzialità conoscitive dell'uomo è evidente nella prima quartina del sonetto. Ogni lingua deven tremando muta, di Beatrice non si può fornire una descrizione, e gli occhi non l'ardiscon di guardare, Beatrice non si può vedere, ossia non si può conoscere attraverso l'esperienza sensoriale.